Ed ora ancora dalla pagina della politica, questa mattina è stato presentato un nuovo tavolo politico che vede unite due formazioni con uguale matrice di valori, l'UDC per il centro e Prima l'Italia per la destra. Un percorso, quello intrapreso assieme da queste due formazioni, che vede al centro temi scottanti per la città di Fano e il sostegno alla candidatura a sindaco per Daniele Sanchioni. In un momento in cui la politica si divide praticamente su tutto e non dà risposte concrete, noi invece vorremmo dare la sensazione, ma anche proprio la concretezza dell'unità di intenti, perché questa è una città che ha grandi difficoltà dal punto di vista lavorativo, ha grandi difficoltà anche dal punto di vista della qualità della vita che viene a mancare. Allora bisogna che noi diamo risposte concrete. Abbiamo già dato l'adesione al candidato sindaco, che sarà Daniele Sanchioni, e da lì vorremmo partire con questo progetto nuovo e lasciare anche la porta aperta a tutte quelle altre forze e liste che nella città vorranno fare un'azione insieme a noi. Oggi nasce un laboratorio importante tra Prima l'Italia e l'UDC. Prima l'Italia rappresenta la corrente orgogliosamente di destra, l'UDC è la parte centrista. Ci vuole iniziare un percorso per elaborare un nuovo centrodestra. I valori sono quelli della difesa della vita, della famiglia, del sociale, che sono valori che sia Prima l'Italia che l'UDC, ma anche forze politiche, sicuramente riusciranno a condividere per riuscire ad arrivare ad un progetto dove contano più le persone che i simboli. Questo è solo l'inizio e speriamo che questo cantiere possa generare una nuova forza in grado di dare risposte concrete alla città.